the Harlem Shake. E bella a tutti ragazzi, bentornati qui sul mio canale, sono Ale, come notate, e quest'oggi siamo qui con un altro episodio di MotoGP. Ecco, ciao, un po' stare la camera. Quest'oggi ragazzi miei, siamo qui su MotoGP 2015, quindi siamo qui con la quarta gara del MotoGP, perché la terza me la sono giocato da solo, perché come vi ho detto ve ne porto una, ve la faccio vedere, e una no, una sì e una no. E partiremo alla settima posizione ragazzi. L'altra gara l'ho vinta, ho buttato per terra Marquez e Lorenzo, perché dopo quello che è successo domenica ero veramente incazzato quando ho iniziato a giocare a MotoGP, quindi l'ho buttato per terra la gara e penso di farlo anche quest'oggi se ci riesco ragazzi. Quindi via, la gara tanto è partita e io li vado subito a cercare, non mi frega niente raga. Cioè il mio obiettivo è buttare per terra Marquez e Lorenzo, oltre che vincere la gara ovviamente. Guarda, c'è Pensa Rossi là davanti, mi toglie la scomodità di farlo a me. Se non ci pensa Rossi, ci dovrò pensare io. Scusami Vale. Marquez. E Valore. Putta de casca, no? Raga, veramente ve lo giuro, alla gara prima, quella che ho giocato da solo, ero talmente tanto incazzato, raga, che veramente l'ho buttato per terra. Cioè mi sono proprio andato a cercare. L'ho vinta la gara, però le prime due curve li sono andati a cercare, ho buttato per terra. Infatti Lorenzo alla gara precedente è arrivato undicesimo e Marquez 14esimo tipo. Ecco, bravo Lorenzo. Però raga, devo concentrare sull'obiettivo primario, che è quello di vincere la gara. Vai così. Comunque ragazzi, stiamo correndo sul Jerez, Jerez in Spagna, quindi proprio nel circuito loro. E adesso li butto per terra proprio nel sul circuito loro. Levati Lorenzo. Il rettilineo dovrebbe essere ok. Ok, tanto qua non so perché. Un attimo raga. Ok, a posto. No raga, il problema è la telecamera, mi si era spostata, non so manco perché. Attenzione, vai gamer. In 1.41 giro record. In dov'è mai? No, è cascato il Dovi. Per terra il Dovi. Peccato. E sicuramente avrà fatto casca a Marquez a Dovizioso. Sicuro, raga. Attenzione. Comunque ragazzi, io vorrei sotto questo video, che poi comunque ha altra cosa, ho fatto un video per quanto riguarda l'accaduto di domenica tra Marquez e Rossi. Lo potete andare a trovare sulla mia pagina Facebook. E andateci ragazzi, veramente, se avete la possibilità di andare su Facebook, andate nella mia pagina Facebook, mettete un bel like alla mia pagina Facebook e guardatevi il video ragazzi. Se siete d'accordo con le mie parole in quel video, condividete il video, mi raccomando. Poi altra cosa ragazzi, vorrei che sotto questo video lasciaste un hashtag, ho scritto io sto con Vale. Dai raga, famolo. Lo metto pure io, commento pure io per primo qui sotto, hashtag io sto con Vale. E poi se volete a fianco a quell'hashtag mettete un altro hashtag con scritto VR46. Raga, ci tengo che lo fate, raga. Ci tengo e ci spero che lo facciate. Quindi ragazzi, ve lo ripeto, qui sotto nei commenti, hashtag io sto con Vale. Vai così, intanto ci apprestiamo a iniziare l'ultimo giro. Mamma mia, come scoda questa moto. Vai, piano impiega, ok, vai giù. Coda tipo troppo sta moto raga. Però raga, questa qua è una gran moto. L'ho detto e lo ripeto. Ci ha detto bene che abbiamo trovato una grandissima moto. E questa è la Ducati Pramac, quindi la, non la Ducati ufficiale, ma è la sottoclasse della Ducati. E ragazzi, al cambio della moto, io cambierò moto solo se mi verrà proposta o la Ducati oppure il mio sogno, cioè la Yamaha. Se no ragazzi rimarremo con questa moto. Quindi vediamo anche un attimino cosa
chi ci cerca, quale team ci cerca, ragazzoni miei. Vai così. Vai così. Siamo quasi vicini alla fine della gara, signori. Siamo già all'ultimo giro. Mamma mia, una gara veloce questa. Come più o meno tutto, perché ormai in MotoGP sono tutte più o meno veloci con le moto che abbiamo. Lorenzo secondo e dovrebbe essere Marquez terzo. Peccato, perché Rossi lo va a passare, invece niente. Ma sì, è Marquez quella dovrebbe essere. Se non mi sbaglio, raga. Mi avrei sbagliato, però dovrebbe essere Marquez terzo. Vai così! Vai così! E vai così, signori! È primo posto, 4 gare, 4 primi posti in MotoGP. Vicino alle colonne d'Ercole, ragazzi. Primo posto ancora, Valentino Rossi quarto, Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Però Rossi sempre secondo nella classifica del mondiale, ragazzi, quindi veramente ottimo. Noi siamo 400 primi e la Ducati prima nella classifica generale dei costruttori. Ottimo, ragazzi, ottimo. Ottimo, ottimo così. E si va a festeggiare, cazzo. Si domina, signori. Si va a dominare. Primi. Adesso aspettiamo qui un attimino i caricamenti. Comunque ragazzi, ragazzi, io vi ringrazio ancora una volta per questa serie, perché sta andando veramente bene, ragazzi. Ve lo ricordo, raggiunge le 30, 40 visual, 50 alcune volte. È veramente bene. Allora, andiamo a leggere. Ayeres, il pilota Ducati, infiamma al pubblico spagnolo con una vittoria spettacolare. Lorenzo secondo e Marquez terzo. Sì, vabbè. Lorenzo, a mente fredda posso dire di essere ancora più dispiaciuto di non aver vinto. Avevamo un ottimo passo di gara, ma Gamer ha sfoderato un paio di giri veloci ai quali non ha saputo reagire. Quindi ragazzi, il video oggi può finire qua. Come sempre, un bel like, commentate, condividete, commentate mi raccomando qui sotto con l'hashtag io sto con Vale, hashtag VR46. E condividete questo video, passate sulla mia pagina Facebook a vedere il video di cui vi parlavo e iscrivetevi al canale. Sotto nel descrizione anche il link di Stan Gaming. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella raga.